se vogliamo, parte da studi a Bologna, università, sperimentazioni fatte in giro per il territorio del Nord Italia. Un primo aggancio con una sperimentazione fatta a Verona, delle api, ancora 2-3 anni fa, se non vado male a ricordare, che prova a bussare alla porta del Vicentino e cerca dei partner. Un tentativo di... si sente per tutti? Poco. Provo a alzare la voce, scusate, devo chiederlo subito. Sì, se no accendiamo il microfono, eccessivo, perché siamo... Se così va bene, ok. Io mi metto lì che così non ascolto. Il tema è un po' quello dell'incrociare un modo intelligente di essere di sostegno a chi è in difficoltà, cercando se possibile di uscire da una logica esclusivamente assistenzialistica, ma di responsabilizzazione, di attivazione in prima persona. Si incrocia col tema della lotta allo spreco. Noi sappiamo farci del male in Italia a fronte di bisogni forti, a volte non sappiamo girare lo sguardo di pochi gradi e di accorgersi che nello stesso tempo stiamo buttando via del denaro, stiamo buttando via delle opportunità. Ecco, da questa felice intuizione che magari questa sera intercetta l'argomento cibo, ma potremmo svilupparne altri di filoni paralleli, le medicine, il bestiario. A Verona le Acri hanno messo in piedi una prima sperimentazione finanziata dalla Fondazione Cari Verona, se non ricordo male, sostenuta poi nel tempo anche dalla Regione. E ecco, questa cosa ha mosso dei piccoli primi passi nel Vicentino, cercando di mettere insieme il Caritas, il mondo della cooperazione sociale, ha superato i primi ostacoli, all'inizio sono tra i più difficili per sbloccare la cosa, e oggi possiamo ragionare di una cosa che ha, e vi ha raccontato anche delle operatività già in essere. E appena insediati, perché passate poche settimane dal maggio in cui siamo stati nominati come amministrazione, maggio-giugno, c'è stata questa opportunità, questa scadenza del Ministero, il cosiddetto progetto UNR, e qua negli ultimi tempi un po' tutti ci attiviamo quando c'è un bando sulle antenne a cercare di portare a casa delle risorse, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. C'è stata secondo me l'intelligenza nel territorio di parlarsi, di coordinarsi, e devo allora, visto che si sono seduti in questo momento, dare atto all'ULS, ma allo stesso tempo anche a Caritas, di aver accettato una proposta di, tra virgolette, fare mezzo passo indietro per farle tre tutti insieme in avanti e di raggiungere il traguardo, perché aver portato a casa il finanziamento del progetto UNR per il territorio dell'Alto Vicentino, non ne hanno finanziati tantissimi in Italia, è un ottimo risultato. È un contributo che mette in gioco 56.000 euro di risorse finanziarie a fronte di un progetto complessivo di 120.000 euro, che però non ci deve più di tanto spaventare, perché in realtà ci permette in qualche maniera di rendicontare operatività che già sono in essere e che il Ministero ci ha riconosciuto. Quindi concentriamoci sulla possibilità di avere dei soldini che ci permetteranno di fare meglio alcune cose che già facciamo e soprattutto di provare a sperimentarne di nuove. Un brevissimo cenno, soltanto perché questa sera probabilmente ne parleremo in maniera secondaria, nell'iniziativa c'è anche tutta l'operatività di un importante servizio esistente a Schio di ricovero notturno del Bachita, di cui poi l'assessore vi dirà, e che in parte coinvolge le persone anche in un ruolo attivo su quello che nelle nostre intenzioni è l'operazione di recupero degli alimenti che il territorio anche qui nell'Alto Vicentino spreca, butta via, a partire dai supermercati. E Sant'Orso ha provato a sperimentare negli ultimi 2-3 mesi alcune piccole iniziative, coinvolgendo le due parrocchie, coinvolgendo le associazioni che storicamente, San Vincenzo, Caritas, parrocchie varie, insomma, facevano con grande attenzione e cura, le abbiamo ricondotte a questa progettualità comune. Poi daremo voce soprattutto a chi le sta vivendo, così ci incoraggiamo uno con l'altro, siamo molto contenti dei primi passi fatti in questi mesi, e adesso questa sera bussiamo alle porte di Schio per cominciare ad estendere, allargare il perimetro. Abbiamo l'obiettivo ambizioso di poter raccontare da qua 6 mesi magari che la cosa è andata così bene da poterne parlare in un territorio di tutti i 32 comuni di
di andare a regime poi con un qualcosa che non è straordinario, si esaurisce quando non c'è più il contributo del Ministero, ma che sappiamo far camminare con le nostre gambe. Questo è già guardare un po' in prospettiva. E l'ultima cosa che dico è che assolutamente l'intenzione è di guardare con grande rispetto a chi queste cose le fa nel silenzio, con umiltà, senza grandi clamori da tanti anni. Non è una ruffianeria, è riconoscere il merito a una società civile, alle associazioni, ai gruppi, di a volte anticipare la capacità di reazione, di dare delle risposte importanti. Non è che improvvisamente arriva il comune, la regione, lo Stato e dice boh, via tutti, adesso ci siamo noi. No, anzi, noi aggiungiamo una disponibilità ad aggiungersi, a far funzionare meglio la macchinetta, a portare magari qualche risorsa, però valorizzando quello che già esiste, assolutamente non in maniera sostitutiva. Questa mi sembra una premessa fondamentale da dirsi, così sgombriamo il campo da qualsiasi preoccupazione di confusione come magari spesso è successo in passato. Spero di avervela inquadrata, e eventualmente poi, visto che siamo in questa posizione circolare, posso anche cercare di riprendere la parola se c'è qualche chiarimento, approfondimento da fare, ma sono sicuro che più di tanto non sarà necessario perché la presentazione del progetto sarà molto chiara.